Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi finalmente è arrivato il momento del tanto atteso tutorial dello Speed Boost su FIFA 22. Per i più attenti già sapranno qual è la meccanica che io vado a utilizzare di solito quest'anno per speed boostarmi, quella che utilizzano comunque tutti i top player per prendere velocità, lasciare sul posto l'avversario e andare a involarsi verso la posta avversaria. Però prima di andare a vedere nel dettaglio come si segue questa dinamica, ci tengo a fare una bella panoramica generale su come andarla a sfruttare al meglio proprio in termini di giocatori. Quindi senza perderci troppo in chiacchiere, passerei subito all'analisi prima delle caratteristiche principali. Come potete vedere, ci troviamo sulla schermata di gioco dove appunto abbiamo la mia formazione. E già qua non vi scandalizzate se magari io ci ho Messi, ci ho Neymar, ci ho questo e ci ho quello, perché il discorso che andrò a fare adesso sarà praticamente identico e indifferente a seconda che al posto di Neymar ci sia un giocatore come magari Insigne o al posto di Messi sia un giocatore magari come Di Maria. Questo perché se andiamo ad esempio a prendere il modulo col quale io gioco di solito, ovvero il 4-2-2-2, mi avete più volte chiesto anche nei commenti come mai io non vada più a utilizzare gli esterni a piedi invertiti per rientrare e cercare il tiro a giro, ma bensì vada a utilizzare Messi sulla sinistra e Neymar sulla destra. Questo in realtà ha una duplice valenza, sia perché da un lato con questo modulo mi capita più spesso di avere il giocatore in area per tirare ad incrociare, quindi meglio sul suo piede forte piuttosto che perdere un tempo di gioco per rientrare, ma soprattutto per lo speed boost, perché il giocatore che si trova sul suo piede forte, quando noi andiamo ad applicare quella che è la dinamica dello speed boost, lo fa in maniera molto più lineare, molto più fluida. Se invece voi andate a piazzare magari Messi a destra e Neymar a sinistra, lo speed boost risulta comunque efficace ma appare un po' più goffo, il giocatore sembra impacciato nell'andare a eseguire questa meccanica. Di conseguenza io preferisco quindi andare a schierare i giocatori sui loro piedi forti. Inoltre, un'altra meccanica e dinamica importante per poter mettere in pratica quello che è uno speed boost, insomma, di un certo tipo, è anche quella relativa al body type, perché dei giocatori che sono sì veloci ma presentano dei body type particolari, come ad esempio penso ad un Muriel, oppure penso anche Haaland, sono giocatori che sono appunto molto impacciati per via del body type. Muriel perché è basso e tarchiato, Haaland perché è un colosso. Quei giocatori lì non performano uno speed boost consono. Per quanto riguarda invece giocatori alla Messi, alla Neymar, oppure banalmente alla Insigne, alla Lozano, eccetera eccetera, sono tutti giocatori che invece performano uno speed boost veramente notevole. Per esempio anche un Kulusevski fa un bellissimo speed boost se giocato sulla sinistra. Quindi valutate anche questo e non disperatevi se vedete che i vostri giocatori non fanno il movimento richiesto. Non perché il mio è Messi e il vostro magari è appunto, non lo so, Coman, che pure c'è un body type un po' così, ma semplicemente è influenzato dalla loro corporatura, quindi attenzione. Quindi detto questo, passerei sulla schermata di gioco per andare a vedere effettivamente come si va a performare questo speed boost. Io come al solito vi ho preparato tutta una serie di clip che andremo ad analizzare e soprattutto abbiamo anche la nostra lavagnetta per vedere per bene quelle che sono le distanze giuste. Quindi eccoci qua sul PC e come potete vedere in possesso di palla abbiamo proprio Messi, che qui si ritrova a fare un corpo a corpo con il Salah avversario, e come potete vedere a un certo punto è come se si mettesse sull'attenti e iniziasse a puntare l'uomo. Come si fa questa cosa qui, che è il primo momento in cui si attiva lo speed boost? Si fa semplicemente andando a schiacciare L1, ovvero il tasto con il quale voi praticamente andate a cambiare giocatore. Quindi voi, una volta che volete andare ad attivare lo speed boost, iniziate a schiacciare L1 per fronteggiare l'avversario. Nel momento in cui l'azione prosegue, come in questo caso, vedete, e arriva Salah praticamente a contatto con il mio Messi, che non deve far altro che saltarlo, che cosa dovete fare? Dovete togliere il dito da L1, quindi non deve essere una combo di tasti, ma dovete togliere il dito da L1 e schiacciare il tasto della corsa, quindi in questo caso R1 o R2, per passare da quella situazione di
temporeggiamento al boost di velocità vero e proprio. Difatti, come potete vedere, il mio Messi qui prende una pista a Salah. Guardate come rimane indietro Salah, che non si aspettava un movimento di questo tipo. E proprio sullo sviluppo di questa azione lo vado a rifare tale e quale. Vedete? Lui viene a puntarmi con Walker, io con l'L1 vado a temporeggiare e vado poi a partire col tasto della corsa lasciandolo sul posto. Ancora una volta, in questo caso, lui viene a puntarmi con Upamecano, io con l'L1 mi ci piazzo davanti, boom, tasto della corsa, palla poi dentro per la conclusione di Cruyff. Un'altra cosa molto importante che è possibile notare è che lo speed boost di questo tipo è efficace fin tanto che il giocatore si trova dritto per dritto, altrimenti rischiate, perché come potete vedere qui Messi dritto per dritto lo fa perfettamente. Qui vedete come è già più goffo nella conduzione di questa palla. È vero che poi lo speed boost è comunque efficace, però avete visto com'era distante dal pallone, quindi cercatelo di fare sempre quando il giocatore è dritto per dritto e sta puntando verso una determinata area del campo. Quindi questo come meccanica di base. Vediamo quelle che sono le situazioni più efficaci. Ovviamente lo speed boost è praticamente fondamentale nel momento in cui magari siete sulla fascia e volete cercare di aggredire la profondità. Guardate ancora qui una volta. Lui con Walker praticamente si ritrova, sarà mezzo metro scarso dal mio uomo, che è sempre Messi. Vado a schiacciare l'L1, appena vedo che la distanza tra Walker e Messi inizia a ridursi, ma lo spazio di intervento non c'è, quindi lui non mi può fare il contrasto per recuperare questo pallone, bam, di nuovo tasto della corsa, lascio sul posto Walker, arrivo ancora una volta dentro l'area. Ancora una volta, azione fotocopia, guardate qui, palla sempre larga verso Messi, Varane viene a puntarmi, io con l'L1 inizio a temporeggiare, inizio ad aspettare il suo avvicinarsi, e allora una volta che vedo che non c'è più la possibilità da parte sua di intervenire, boom, tasto della corsa, e guardate Varane che fine fa, finisce culo per terra in call breaker, e con Messi posso ancora involarmi verso la porta avversaria. Anche con Neymar funziona molto bene. Quindi sia con piede sinistro che piede destro, non è che dovete avere per forza Messi e Neymar, lo ripeto, lo sottolineo, lo ribadisco, perché assolutamente non è così. Qui guardate ancora una volta la situazione, faccio prima una skill, poi da questa situazione di praticamente spalla a spalla quasi tra Neymar e Lodi, perché Lodi è stravicino al mio Neymar, schiaccio l'L1 e poi subito il tasto della corsa. Guardate dove è andato a finire un'altra volta questo Lodi, perché non se l'aspettava, mi stava temporeggiando, io invece gli ho preso immediatamente campo andando a sfruttare lo speed boost. Poi vado a puntare l'area di rigore, addirittura qui guardate, lui con Lodi ritorna. Io allora che faccio? Vado a puntare nuovamente perché c'ho una prateria che posso andarmi ad aggredire con lo speed boost. L'ho già tagliato fuori questo Renan Lodi, però se continuassi a camminare normale o continuassi a correre, lui potrebbe farmi la diagonale tranquillamente e venirmi a recuperare. Invece con lo speed boost guardate come rimane assolutamente tagliato fuori dalla possibilità di intervenire, perché infatti io arrivo in aria, do la palla al centro, purtroppo non ci arriva poi Mbappé. Ancora una volta, sto Renaldo di poraccio, bullizzato. Ancora Neymar sulla fascia, speed boost che lo lascia sul posto. Ancora arrivo a ridosso dell'area di rigore, ancora speed boost, però avete visto qui ancora una volta come il laterale risulti un po' più impacciato rispetto al speed boost normale dritto per dritto, palla dentro, Mbappé tira, miracolo del portiere avversario. Ultima fattispecie che vi faccio vedere, sempre con Neymar, in questo caso sta puntando per dritto questa traiettoria, quindi guardate comunque come viene bello esplosivo lo speed boost, palla dentro, extra pass, è la palla che Cruyff non deve far altro che buttare in rete. Quindi ricapitolando, nel momento in cui voi siete in questo frangente qui iniziate a schiacciare l'L1 per temporeggiare e diciamo puntare l'uomo. Successivamente, step numero 2, nel momento in cui arrivate più o meno a contatto e volete andare ad eseguire il boost di velocità, dovete togliere il dito dall'L1 e schiacciare R1 oppure R2, quindi in questo caso il tasto della corsa. Come potete vedere, molto facile, dovete, intanto rompo il pad della play, molto bene, dovete semplicemente prenderci la mano con quello che è appunto il tempismo tra l'L1 e il tasto della corsa, l'L1 e il tasto della corsa, e vedrete che lo masterete anche voi veramente in maniera molto 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 easy. Quindi ragazzacci, come al solito fatemi sapere nei commenti che ne pensate, se lo conoscevate eccetera. Io vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link per i vari partners, in particolare trovate anche in descrizione il link per la piattaforma Viola dove sono live in ogni giorno. Raga, a me non resta altro che salutarvi, saluto da Riberosa, ciao.